La passione d'amore è, come dire, risponde a un'idea di eternità, è il per sempre, no? È qualcosa di, è una, come dire, un ideale di armonia perfetta fuori dal tempo, quindi fuori dal tempo, fuori dalla costruzione della relazione. E quindi io attribuisco anche a questa continuità, no? Nella mia storia del sogno d'amore, il fatto di non avere poi, ogni volta anche quei pochi rapporti che ho avuto non avevano la prospettiva né della convivenza. L'unico momento in cui si è vagamente, ripeto, proprio molto velatamente prospettato è stato nel rapporto più importante, forse il primo e il più importante con Elio Facchinelli, lo psicanalista che è morto. Dell'89, abbiamo avuto una relazione che era l'impegno per. Abbiamo messo in piedi questa, la rivista L'Erbavoglio, che è stata una rivista molto importante degli anni 70, e facevamo insieme la rivista e abbiamo avuto una relazione che è durata 5 anni. E lì, vagamente, velatamente, no, si potrebbe avere un film. Lui mi ha detto: sì, vi vengo a trovare. E io ho fatto così, no, ho capito.